Caratteri in piombo, carta in puro cotone e lavorazione a mano. Avete mai pensato a quanto tempo richiedeva stampare un libro prima del digitale? In una piccola casa editrice nel cuore di Milano si può tornare indietro nel tempo e riscoprire l'odore dell'inchiostro della Linotype. La particolarità delle edizioni Henry Bale è che sono prodotte in monotype. Come funziona? Sì, è una cosa che non fa praticamente più nessuno, infatti siamo andati a recuperare l'unico stampatore monotype di Milano, quindi una stampa a piombo classica che si unisce nella confezione del libro, poi anche la particolarità della carta che si chiama Zerkal ed è in fibra di carbonio, pesa 90 grammi, quindi molto sottile, molto leggera. Altra particolarità è poi la cucitura, i libri sono cuciti a mano da un sarto con un semplice filo e lasciamo poi la possibilità al lettore di decidere se tagliare le pagine, perché i libri sono pubblicati in tonsi, oppure se provare con un po' di equilibrio a leggerlo senza sfogliandolo, senza tagliarle. Opere minori, sconosciute dei più grandi autori del Novecento, sono i tesori pubblicati dall'editore Vincenzo Campo. La collana iniziale è del 2009, con la piccola biblioteca degli oggetti letterari. Tutte le edizioni sono numerate, di solito il massimo che facciamo è 575 copie, quindi per ciascuno componiamo la pagina, proprio come si faceva una volta, a partire dalla copertina e quindi dalla grafica che c'è nella prima pagina, e poi tutto il testo è composto con i caratteri a piombo che poi vengono inchiostrati, stampati, impressi. Come vedete la composizione è molto ricercata, noi ci divertiamo molto e vediamo che anche i lettori fanno altrettanto.